Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo parlando del metadotto Larino Chieti, perché questa mattina a Pescara si è svolta l'inchiesta pubblica indetta dalla Regione per mettere in evidenza tutte le posizioni e i dettagli dell'opera che dovrà essere realizzata proprio nel tracciato che collegherà le due regioni. Vediamo il servizio di Francesca Romana Testi. Metadotto Larino Chieti, una questione che ha sollevato più di una polemica. Da un lato c'è la posizione degli ambientalisti che definiscono inutile un'opera realizzata per un comparto che mostra una flessione nei consumi. Il consumo di metano negli ultimi 10 anni in Abruzzo è crollato del più del 40%, in Molise è crollato di più del 50%, quindi le nostre infrastrutture bastano e avanzano per dare servizi ai cittadini, invece qui c'è solo un interesse da parte dell'azienda, cioè di quella di connettere i futuri pozzi di idrocarburi che vogliono scavare lungo il percorso e gli stoccaggi gas per portare poi il metano verso il nord Europa. Dall'altra la Regione Abruzzo che apre un tavolo di confronto con un'inchiesta pubblica nel corso della quale ascoltare tutte le posizioni venute a galla per poi concludere con una decisione che prende in considerazione sia l'aspetto normativo che quello prettamente tecnico. La Regione ha in particolare il comitato VIA che presiedo ha ovviamente una posizione neutra e tecnica, nel senso che questo è solo uno strumento istruttorio che consentirà al comitato VIA della Regione di fare una valutazione con la più ampia acquisizione di conoscenze possibili. Infine le posizioni e gli aspetti tecnici della ditta che dovrebbe realizzare l'opera, che spiega le proprie pertinenze, soprattutto in merito agli aspetti relativi alla sicurezza. Ma l'opera non è strettamente connessa all'andamento dei consumi in generale, ma noi dobbiamo pensare che le opere invecchiano. La sicurezza del sistema deve essere garantita. Noi trasportatori abbiamo un unico impegno, quello di garantire la sicurezza e la fornitura del gas laddove, senza interruzioni. Questa è la cosa fondamentale. Parliamo ancora di politica, perché si è tenuto questa mattina un incontro tra il ministro Graziano Del Rio e la delegazione della Regione Abruzzo guidata dal presidente Luciano D'Alfonso e accompagnato dal consigliere regionale delegato ai trasporti Camillo D'Alessandro e dal presidente della commissione trasporti Pierpaolo Pietrucci. Tre sono stati i punti all'ordine del giorno affrontati con il ministro. La prima questione ha riguardato la collocazione dei porti abruzzesi all'interno delle autorità portuali. Il ministro ha condiviso sul punto la possibilità da parte di Regione Abruzzo di presentare un ulteriore dossier dal quale emergano i punti di forza della collocazione funzionale con Civitavecchia. Il presidente D'Alfonso inoltre ha posto la questione del collegamento Barisciano-Bussi per ammodernare finalmente la direttrice L'Aquila-Pescara, da sempre l'unica capace di unire i due Abruzzi. Nel merito il ministro Del Rio ha manifestato interesse a fare istruire il dossier a condizione che la Regione lo ponga come priorità. Il prossimo passo è l'accoglimento e l'inserimento nell'allegato infrastrutture. Il ministro infine ha accolto l'invito a visitare L'Aquila probabilmente entro il mese di febbraio per affrontare il tema del fabbisogno infrastrutturale. E noi andiamo a Pescara, perché si è tenuto questa mattina presso il Museo delle Genti d'Abruzzo l'evento di presentazione di Flumen, un fiume di progetti, le opportunità di sviluppo per il bacino della Terno-Pescara. Presente anche il vicepresidente della regione Giovanni Loli. Vediamo il servizio di Alfredo Primante. Si è svolto oggi a Pescara l'evento di presentazione di Flumen, un progetto per la riqualificazione produttiva ed occupazionale del bacino fluviale a Terno-Pescara, sviluppato attraverso il ricorso alle risorse destinate alle situazioni di crisi industriale complessa. La Terno-Pescara è il fiume più lungo d'Abruzzo, secondo per estensione fra quelli che sfociano nell'Adriatico. Con una superficie complessiva di oltre 3.000 km quadrati, interessa 119 comuni e un'area ricca tanto dal punto di vista ambientale quanto da quello industriale, anche se negli ultimi anni sta vivendo un'importante recessione economica ed occupazionale. All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, il responsabile della Business Unit Incentivi e Innovazioni di Invitalia, Bernardo Mattarella, figlio del Presidente della Repubblica, e il vicepresidente della Giunta regionale d'Abruzzo con delega allo sviluppo economico Giovanni Lolli. Al centro del dibattito le opportunità di sviluppo del bacino a Terno-Pescara e anche le modalità di superamento degli ostacoli burocratici che limitano l'iniziativa d'impresa. E noi quello che dobbiamo fare sono due cose. Uno, continuare
concretamente, non solo attraverso annunci, a semplificare le procedure. Due, lavorare agli strumenti di incentivi diretti alle imprese, e noi, da una notizia, diciamo, il vecchio FESR 713, che era così in ritardo, l'abbiamo interamente assegnato, anzi siamo in overbooking, siamo al 106%, e adesso assegneremo i bandi per il nuovo FESR. E tornando a parlare di lavoro, ieri è arrivata una buona notizia per i lavoratori della Golden Lady con queste 40 assunzioni. Per quanto riguarda invece la questione dello stabilimento di Gissi? Guardi, io ho trovato in questo periodo parecchie imprese che potevano avere un qualche interesse. Finora però nessuna si è tradotta in fatti concreti, oltretutto lì c'è un problema dello stabilimento, che è uno stabilimento che purtroppo non si presta a fare carichi di carri ponte perché ha la base su un vuoto, diciamo, e oltretutto la Golden Lady chiede delle cifre abbastanza imponenti, che francamente, vista la concorrenza che c'è di capannoni vuoti, non è molto semplice. Ecco, comunque io ci continuo a lavorare, stiamo per preparare un tavolo nazionale su questo punto. Passiamo alla cronaca giudiziaria, perché è stata fissata al prossimo 18 marzo davanti alla prima sezione della Corte di Cassazione l'udienza sul cosiddetto processo di Bussi, in seguito al ricorso presentato dai pubblici ministeri Maria Rita Mantini e Giuseppe Bellelli. Lo rende noto il WWF ricordando che il processo celebrato in Corte d'Assise a Chieti si era concluso il 19 dicembre del 2014 con l'assoluzione per tutti i 19 imputati dal reato di avvelenamento delle falde acquifere a Bussi sul Tirino, dove nel 2007 furono scoperte le cosiddette discariche dei veleni della Montedison, e con la dichiarazione di intervenuta prescrizione per quello di disastro ambientale accertato dalla sentenza ma derubricato da doloso, cioè volontario, a colposo. La scelta sulla seconda imputazione alla base della prescrizione è stata attaccata dai pubblici ministeri, che nel ricorso chiedono l'annullamento della sentenza per difetto di motivazione sulla derubricazione. Parliamo di lavoro. L'area industriale della Val Vibrata si avvia verso il riconoscimento di area industriale complessa. Questa mattina la presentazione dell'iniziativa congiunta Regione-Provincia a Teramo. Vediamo il servizio. È iniziato oggi l'iter burocratico avviato dalla provincia di Teramo e dalla regione Abruzzo per il riconoscimento dell'area di crisi complessa della Val Vibrata. La procedura attivata presso il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, è abbastanza complessa e passa per un accordo di programma da firmare con il governo. Ciò che fa ben sperare rispetto all'accoglimento della richiesta è che questa viaggia parallela a quella formulata dalla provincia di Ascoli Piceno e da Regione Marche per l'area industriale del Tronto. Dunque, in caso di risposta positiva, per l'area della Val Vibrata si potrebbero aprire le porte della legge 181 con risorse per interventi diretti verso le imprese in conto capitale, agevolati ed in equity in quest'ultimo caso con Invitalia, che diventa partner industriale delle imprese. Un'occasione importante di rilancio dello sviluppo economico ed infrastrutturale, come sottolinea il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino. La proposta di Teramo e quella di Ascoli Piceno è sicuramente sinergica, e tra l'altro c'è un dato caratterizzante, che è quello del collegamento dell'A24 con le Marche attraverso il completamento della Pedemontana. Noi stiamo inserendo appunto in questa richiesta, che non è soltanto di sviluppo industriale ma anche di risistemazione del territorio, il finanziamento di quest'opera. E ora parliamo della vicenda della Costa Teatina. Recepimento delle osservazioni presentate dalle amministrazioni comunali coinvolte, dall'ANCI, dalle Capitanerie di Porto e dalle organizzazioni di categoria. Differimento di 5 anni dal termine per l'adozione e della successiva entrata in vigore del piano di gestione dell'area protetta, al fine di tutelare sia le esigenze di salvaguardia ambientale sia quelle dello sviluppo economico e infrastrutturale del territorio. Sono gli aspetti principali della delibera approvata dalla Giunta, in cui è contenuta la perimetrazione emendata del Parco Nazionale della Costa Teatina, un risultato frutto di un lungo lavoro di concertazione con i comuni, l'ANCI e le associazioni, portato avanti dal Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso e iniziato la scorsa estate in sede di conferenza tecnica Stato-Regioni. In quell'occasione D'Alfonso evidenziò alcune imprecisioni presenti nella proposta di perimetrazione del commissario governativo, chiedendo un ulteriore approfondimento in questi mesi, partendo
sbattendo e valorizzando proprio il lavoro realizzato dalla figura commissariale, si sono susseguite numerose riunioni in cui sono state raccolte le osservazioni presentate da tutti gli attori, calate successivamente in un emendamento ampiamente condiviso, soprattutto dalle 8 amministrazioni comunali della costa, ovvero Ortona, San Vito Teatino, Rocca San Giovanni, Fossa Cesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo, che avevano sollevato le maggiori insuperabili perplessità. Dalla perimetrazione emendata, a esempio, sono state espunte le aree su cui insistono infrastrutture non indicate originariamente nella cartografia commissariale, oltre a porzioni di territorio dei comuni di Villa Alfonsina e Paglieta che non avevano attinenza con le finalità del parco. Parliamo ancora di politica. La Regione Abruzzo ha destinato oltre 4 milioni di euro per opere di adeguamento sismico riguardante gli alloggi residenziali per anziani. A beneficiarne in particolare saranno 5 comuni: Chieti, Città Sant'Angelo, Bucchianico, Spoltore e Fontecchio. Il servizio di Francesca Romana Testi. Fondi destinati alle strutture residenziali per gli anziani. Si parla di fondi per l'adeguamento sismico, un sostegno ai comuni che da moltissimi anni non ricevevano fondi per il miglioramento di tante strutture. I comuni interessati sono 5, Città Sant'Angelo, Chieti, Spoltore, Fontevecchio e Bucchianico. Più di 4 milioni di euro per la sicurezza dei nostri anziani. Abbiamo fatto un avviso diversi mesi fa per appunto questa cifra e si sono aggiudicati questi fondi diversi comuni e quindi anche diverse case di riposo. Devo dire che è un intervento che il territorio aspettava da tanto tempo, io spero anche di poterlo replicare. È chiaro che i nostri anziani hanno bisogno, come dire, di essere curati e di avere i servizi qualitativamente migliori all'interno delle strutture, e anche su questo, come dire, l'apporto del nostro assessorato è il massimo insieme a quello naturalmente dei comuni, ma è necessario che anche le strutture vengano adeguate a quelle che sono anche le leggi antisismiche. Le parliamo in alcuni casi anche di stabili importanti, anche, come dire, non dico storici, ma con una certa, con una certa valenza architettonica. E ora apriamo la pagina della cronaca. Un uomo residente in provincia di Teramo è stato denunciato per aver eluso il pagamento di un pranzo in una nota trattoria aquilana. Il servizio di Gianmarco Menga. Un pranzo non pagato è diventato indigesto ad un uomo di 47 anni residente nella provincia di Teramo, che è stato denunciato dalla Polizia di Stato per il reato di insolvenza fraudolenta ai danni di una nota trattoria del centro aquilano. Nello scorso mese di ottobre due clienti hanno consumato un pranzo completo per un totale di 64 euro e con una scusa si sono poi allontanati senza più saldare il conto. Uno dei due, vedendosi rifiutata la transazione effettuata con la propria carta di credito, in quell'occasione ha lasciato al titolare del ristorante una carta d'identità, promettendo a quest'ultimo che sarebbe ritornato subito a pagare, per poi invece allontanarsi a bordo di un autocarro. Dagli accertamenti eseguiti dall'Ufficio Prevenzione Generale è emerso che la carta d'identità lasciata al titolare della trattoria era la fotocopia a colori plastificata dell'effettiva carta d'identità dell'indagato. Pertanto l'uomo, con numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, è stato denunciato alla Procura della Repubblica dell'Aquila. Una vicenda simile a quella che accadde nel 2014 ad Angri, in Campania. In quel caso un uomo di 54 anni si recò in visita dalla sorella senza un soldo in tasca né tantomeno documenti. Non avendola trovata in casa decise di tentare la bravata. Una volta consumato il pranzo in un locale della zona, in compagnia di due bottiglie di vino pregiato si dileguò approfittando della confusione domenicale. Il disonesto ebbe però un malore e si accasciò lì vicino. A notarlo fu un gruppo di automobilisti che chiamò prontamente i soccorsi. Dopo essere stato aiutato dal personale del 118, l'uomo confessò il reato, saldando poi il conto. Ancora cronaca, due ordigni rudimentali sono esplosi a Ortucchio la scorsa notte in provincia dell'Aquila davanti all'abitazione di un commerciante che ha subito chiamato la sala operativa del 112. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di esplosivi di fabbricazione artigianale lasciati a ridosso del portone. Sono stati realizzati utilizzando il gas delle bombolette usate normalmente per ricaricare accendini. I carabinieri della locale stazione stanno svolgendo delle indagini sul posto. Sono
intervenuti anche i vigili del fuoco di Avezzano per ulteriori accertamenti. Nella stessa strada nel settembre scorso era andato a fuoco un furgone. E torniamo alla politica, andiamo all'Aquila. In seguito agli annunci dei progetti come il Ponte Mausonia che modificheranno la fisionomia del capoluogo di regione, il segretario comunale del Partito Democratico Stefano Albano fa un appello affinché si apra un dibattito con gli aquilani sulla città che cambia. Vediamo il servizio. Stefano Albano, il PD, chiama a raccolta i cittadini per aprire un dibattito sulla città che cambia. Dove sta andando questa città? Dove deve andare lo dobbiamo decidere noi. È chiaro che in questo momento nel dibattito stanno emergendo dei temi che inesorabilmente ridisegneranno il volto della futura città, diciamo dalla vicenda dei parcheggi in centro fino allo stesso ponte della Mausonia. Quello che secondo noi in questo momento è importante è che queste opere, come per esempio il ponte, che io ritengo sia un'opera positiva, ma attorno a queste opere si sviluppi un ampio dibattito, perché se rimane un'opera isolata rischia di essere un'occasione sprecata. Ecco, sul centro storico che verrà, noi dobbiamo necessariamente costruire questo dibattito assieme alle rappresentanze della città e crediamo che il Partito Democratico, che è il partito di governo, abbia questa responsabilità. Noi sicuramente prossimamente costruiremo un primo appuntamento proprio che si occuperà di questo e lo facciamo perché pensiamo che in qualche modo sia cambiata la fase storica che sta vivendo questa città. Noi abbiamo avuto l'annuncio dei soldi del governo Renzi per la ricostruzione fisica un anno fa e questa cosa ha costituito un prima e un dopo secondo noi. Come si organizza con le persone per sentirle? Che cosa ha in mente il Partito Democratico? Dei convegni, degli incontri, delle audizioni? Che cosa? Beh, allora noi abbiamo lanciato questo percorso qualche mese fa, che era appunto Progetto L'Aquila, che voleva riassumere la tesi che ho detto poco fa. C'è una nuova fase, è una fase che guarda molto al progetto e va interpretata al meglio. Sì, noi costruiremo un percorso fatto di tappe. E il primo sarà a febbraio, lo stiamo finendo di ultimare, e sarà proprio una grande discussione sul centro storico. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, andiamo a Fossa Cesia perché partirà entro il mese di marzo il rilascio della nuova carta d'identità elettronica nella cittadina frentana che per la seconda volta è stata scelta dal Ministero dell'Interno per dare il via alla fase sperimentale. Infatti entro il mese di marzo tutti coloro che si recheranno presso lo sportello anagrafe del comune per il rilascio e il rinnovo del documento di identità non riceveranno più il libretto cartaceo ma una smart card in cui saranno contenuti, oltre agli estremi dell'atto di nascita, anche le impronte digitali, il numero di telefono, l'indirizzo email, codice fiscale ed il consenso alla donazione degli organi, progetto al quale il comune di Fossa Cesia ha aderito già da diversi mesi. Andiamo ancora avanti, in esclusiva ai microfoni di TV6 del nostro collega Gianmarco Menga, ora ascoltiamo l'intervista integrale realizzata dalla senatrice Stefania Pezzopane al compagno Simone. La coppia VIP convolerà a nozze nel 2017. Vediamo. Senatrice Pezzopane, insomma la domanda viene ovvia, tra l'altro in questo evento così importante, sposiamoci, a quando le nozze? Stiamo vedendo, nel 2017 abbiamo programmato il nostro matrimonio e ora ci stiamo pensando, lo stiamo immaginando, lo stiamo organizzando e questa mattina è una presenza anche mista, istituzionale e di interesse personale e ho partecipato a tanti eventi in Abruzzo e sono particolarmente felice che anche l'Aquila abbia pensato di mettere insieme tante belle energie di nostri operatori, di nostri commercianti per far vedere la qualità della proposta sul matrimonio, su un giorno così importante per le coppie che decidono di sposarsi. Anche noi, anche la nostra città ha degli operatori di straordinaria qualità ed è bello vederli tutti insieme perché così chiunque decida di sposarsi può mettere insieme queste energie e farsi organizzare il matrimonio in maniera eccellente. E noi con molta sincerità, con molta anche umiltà stiamo pensando al nostro giorno importante. Ha preso qualche spunto per l'abito del giorno del sì? No, non ancora, sarà comunque un abito bianco, un
abito semplice che sia adatto a me, alla mia persona e alle mie caratteristiche, e quindi sarà però un abito bianco, perché è comunque un giorno che merita quel colore, quel biancore, quella bellezza dell'abito. E poi stiamo pensando alla location, e in una trasmissione televisiva a Canale 5, alla domanda di Barbara D'Orso, ho risposto che mi sarebbe piaciuto sposarmi in un castello, e appena finita la trasmissione sia io che Simone siamo stati subissati di inviti a visitare castelli in tutte le parti d'Italia. Non è una in pole position, ce lo può svelare, tra i castelli? Non nascondo che siamo stati a visitare due castelli molto molto belli. Uno è all'Aquila, il castello Rivera, che è di una bellezza straordinaria, e quella famiglia lo ha conservato in maniera eccellente, facendo anche tanti sacrifici. E siamo alla pagina dello sport, apriamo con il calcio, perché sono stati designati gli arbitri per la prossima giornata di campionato in Serie B. Si giocherà il 24esimo turno, terza giornata di ritorno. Per quanto riguarda il big match dello Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia tra Pescara e Bari, è stato designato il signor Gersini di Genova. Gli assistenti saranno Del Giovane e Cagliari, quarto uomo Vesprini. Gersini che non ricorda sicuramente episodi fortunati per il Pescara nella passata stagione, soprattutto in riferimento alla gara persa dai biancazzurri al Cibali di Catania. Per quanto riguarda invece Lanciano-Trapani, la gara del Biondi sarà diretta da Martinelli di Roma 2. Gli assistenti saranno Pentangelo e Intagliata, il quarto uomo Mastro Donato. Noi parliamo proprio del Pescara, che prepara l'attesa sfida con i Galletti biancorossi guidati dall'ex biancazzurro, nonché giocatore del Pescara nel periodo di Giovanni Galeone. Stiamo parlando di Andrea Camplone. Pescara che ha definito nelle ultime ore due operazioni di mercato in uscita. Infatti Marco Sansovini è andato alla Cremonese, Boulevardi è stato ceduto all'Aquila. Per quanto riguarda invece la preparazione della squadra, tutto prosegue secondo programma. Sabato non ci sarà Crescenzi, che è infortunato. Noi andiamo ad ascoltare invece uno dei protagonisti dell'ultimo periodo dei biancazzurri, il giocatore libico Benali. Benali, allora partiamo da questa gara di Perugia, una gara che ha visto un Pescara grande protagonista e un Benali grandissimo protagonista. Sì, è stata una partita fantastica, che la squadra ha fatto molto bene, siamo contentissimi che abbiamo vinto. Adesso cerchiamo di farlo stesse partite contro la Bari. Benali, da ormai diversi mesi è uno dei migliori in campo sempre. Questo ti fa piacere, ti carica anche però forse di responsabilità, perché poi tutti si aspettano da Benali partite da 10 e lode. No, ovviamente mi fa molto piacere, però ormai merito dei compagni, del mister, del suo staff, che mi danno consigli importanti, che in questi 6 mesi mi sono cresciuto tanto, e sicuramente merito tanto il merito del mister. Sei cresciuto tanto, il sogno è quello di andare a giocare in Serie A, magari con il Pescara. Sicuramente è quello. Io voglio vincere il campionato con Pescara, così diventerò il giocatore Pescara. Sabato c'è questa gara con il Bari, gara importantissima, delicata, molto attesa, ci sarà molto pubblico allo Stadio Adriatico. È una settimana questa diversa dalle altre o come tutte le altre? No, una settimana normale per noi. Una partita fondamentale, però spero di vedere uno stadio pieno. Uno stadio pieno per una partita che il Pescara cercherà di vincere per arrivare a 7 vittorie consecutive ed eguagliare il record del Pescara di Zeman, di cui tu ovviamente hai sentito parlare. Sì, ma non guardiamo il record di Zeman, è stato un bel Pescara, però quest'anno stiamo facendo delle cose importanti, non è che guardiamo il record, questo, cerchiamo di vincere ogni partita e basta. Bari è una squadra difficile da affrontare, che con il nuovo tecnico Camplone ha raccolto 4 punti nelle ultime 2 partite, all'andata il Pescara giocò una grande gara, sfiorò anche la vittoria. Sì, è una squadra importante, con i giocatori importanti. Però come noi stiamo facendo molto bene in questo momento e cerchiamo di fare lo stesso partito che abbiamo fatto contro Perugia e di prendere i 3 punti e continuare sulla nostra strada. L'ultima, vincere con il Bari significherebbe fare un altro passo avanti, ma soprattutto mettere i pugliesi a 7 punti. Sì, sicuramente. Però non guardiamo nessuno, noi guardiamo noi stessi, cerchiamo di, come l'ho detto, vincere la partita e come l'ho detto prima, voglio vedere uno stadio pieno.
Esame Trapani, siamo a Lanciano per i rossoneri che sabato al Biondi affronteranno la squadra guidata da Serse Cosmi, rossoneri che vogliono confermare il trend positivo delle ultime due vittorie ottenute dinanzi al pubblico amico. Per quanto riguarda il Lanciano, la società rossonera è vicina al centrocampista Milinkovic. Noi andiamo ad ascoltare invece un altro dei nuovi arrivati nel Lanciano, si tratta dell'attaccante ex Sampdoria Federico Bonazzoli. Penso che sono un ragazzo come gli altri, ho la loro età, quindi non penso di essere nessuno, non è arrivato Maradona. È arrivato un ragazzo che viene da 6 mesi che non gioca, che ha voglia di giocare, ha voglia di mettersi in mostra. E mi serviva avevo bisogno di trovare una squadra che mi desse importanza e fiducia per cercare di sentirmi come stavo quando ero all'Inter, perché ormai era tanto che non giocavo e non stare in campo mi mancava, quindi ho voglia di fare, mi sto già mettendo a disposizione del mister e dello staff, però ripeto, non è arrivato nessun salvatore e cerco di fare quello che ho sempre fatto. Io, come ho detto, quando c'era questa opportunità di venire a giocare ho valutato, ho fatto le mie scelte e ho ritenuto opportuno venire qui perché è una società sana, che sta bene, un gruppo meraviglioso di ragazzi umili e semplici, e adesso abbiamo tutti un obiettivo e speriamo di raggiungerlo il prima possibile. Penso sia un campionato come tutti gli altri, penso che se un giocatore abbia voglia di fare, voglia mettersi in mostra, qualsiasi campionato nel senso vada bene, l'importante penso sia giocare, perché stare in Serie A e fare 6 mesi di panchina è utile, perché secondo me, io sono dell'opinione che tutto è utile, tutto aiuta a crescere e ti insegna tante cose, però fare 6 mesi in Serie B e fare magari 20 partite è una cosa che è importante, che ti fa le ossa, come si dice, da cui puoi imparare tante cose, e non penso ci sia niente di male a fare un campionato di Serie B, anzi. Penso che siamo una squadra, una delle poche squadre, penso in Serie B, che comunque ha un'idea di gioco ben chiara, perché non penso che 4-5 pallagol nette a partita vengano così per caso, perché il mister, per quel giorno che ho preparato la partita, sapevamo tutti cosa fare nei tempi giusti, e penso che, a parte il risultato che non racconta quello che la partita ha raccontato, noi in campo siamo andati senza paura di giocare con l'Ascoli fuori casa, anche in uno stadio comunque importante perché c'era gente, e come ho detto, 4-5 palle gol non si fanno per caso, quindi un'idea di gioco ce l'abbiamo, penso non abbiamo buttato via quasi mai la palla, cercavamo sempre di giocarla, e è ottimo questo. Noi apriamo la pagina della Lega Pro, partiamo dal Teramo che si prepara alla sfida di domenica con il Sant'Arcangelo. Intanto, per quel che concerne il mercato, si spera sempre di chiudere con il Como lo scambio Scapuzzi-Lenoci. Nelle ultimissime ore è uscita fuori un'altra indiscrezione di mercato che vorrebbe il Pescara interessato al difensore Perrotta. Vediamo il servizio. Quando ho le motivazioni giuste, faccio bene, diciamo, per me, dopo è chiaro che anche la squadra ne risente, perché, diciamo, come un meccanismo che se uno non fa quello che deve fare ne può risentire tutta la squadra, invece se Cenciarelli, Tonti e tutti quanti fanno il loro dovere, la squadra va meglio, perché qualcosa è cambiato nella testa mia, è cambiato, sono carico a 1000, vedo l'ora di giocare domenica. Io non so cosa che mi abbia personalmente fatto scattare la molla, forse anche l'arrivo di Cruciani è forte, secondo me è stato un segnale importante. Ah, chi viene a Teramo sa che per poter vincere deve sudare, ma deve sudare tanto, deve pedalare il doppio di noi, perché noi in casa, nonostante il girone d'andata, non l'abbiamo fatto come magari qualcuno si aspettava o come personalmente mi aspettavo io, ho cercato di fare, cioè in casa abbiamo sempre fatto bene, il pubblico è sempre straordinario, e quindi penso che domenica ci possa essere tanta gente, me lo auguro, e ci possa dare una mano per vincere la partita.
Dal Teramo all'Aquila, rossoblù che possono contare su due ex biancazzurri per il proseguo della stagione. Infatti abbiamo già detto in precedenza dell'arrivo all'Aquila, alla Corte di Perrone, del centrocampista ex Pescara Boulevardi, e nel prossimo turno potrebbe esordire con la maglia dell'Aquila anche il difensore 35enne Emanuele Pesoli. Vediamo il servizio di Germana Dorazio. Danilo Boulevardi, centrocampista siciliano classe 95 di proprietà del Pescara, è il terzo rinforzo del mercato invernale dell'Aquila Calcio, dopo gli arrivi del portiere Scotti e del difensore Pesoli. Il giovane di Mazara del Vallo ha firmato ieri pomeriggio il contratto che lo legherà ai rossoblù fino a giugno, con la formula del prestito secco dal Pescara. Questa mattina allo stadio di Acquasanta ha sostenuto il suo primo allenamento con i nuovi compagni, giocando l'amichevole organizzata contro la Berretti. La condizione fisica è già buona. Il mediano siciliano viene infatti da 180 minuti giocati con la nazionale italiana di Serie B in Inghilterra tra il 18 e il 20 gennaio contro Russia e Aston Villa. In più, in questi mesi, nonostante con i biancazzurri di Massimo Oddo abbia giocato solo contro il Como in campionato, è riuscito a mantenere il ritmo partita giocando spesso con la primavera biancazzurra. Il rossoblù ritroverà la colonia pescarese composta dai vari Savelloni, Sani, Milicevic, Andrea Mancini e Pesoli. Anche lui da oggi a disposizione del tecnico Perrone. Non finisce con Boulevardi, però, il campionato in entrata dell'Aquila. La caccia ora è al terzino. Il DS aquilano Battisti ha in mente uno scambio nel quale inserire il difensore inglese Anderson ai margini del progetto rossoblù. Se però la trattativa top secret con alcuni club di Lega Pro non dovesse andare in porto, verrà tesserato il terzino ex salernitana Cristian Chireletti, in prova da inizio gennaio. Però parliamo di Serie D. 13 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive d'Aspo sono stati firmati questa mattina dal questore di Teramo nei confronti di altrettanti tifosi del Giulianova, protagonisti l'8 novembre del 2014 degli scontri con i tifosi dell'opposta fazione al termine della gara di campionato Giulianova-Avezzano, valevole per il campionato di Serie D e Girone F. Per 8 di loro il provvedimento ha durata di 3 anni, per gli altri di 2 anni tutti e 3. 13, oltre a essere stati raggiunti dal DASPO, sono stati anche denunciati alla magistratura per violenza e resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento, solo alcuni anche per travisamento. Al termine della gara, che sul campo si era conclusa con il risultato di 0-0, i tifosi usciti nei piazzali dei rispettivi cancelli si erano affrontati dietro lo stadio Fadini di Giulianova con cinghie e bastoni e con lo scontro dovuto anche al lancio di sassi e tardi. Soltanto l'intervento dei carabinieri aveva impedito che la rissa degenerasse. E noi passiamo al calcio giocato invece di Serie D per tornare al recupero di campionato disputato ieri ad Agnone con il pareggio tra l'Olimpia Agnonese e l'Avezzano 0-0. Il risultato finale, grande il rammarico però per la formazione marsicana che ha fallito un calcio di rigore con Bisegna. Vediamo. Vorrei ma non posso, l'Agnone nel momento della disperazione tira fuori gli artigli nel recupero al Civitelle contro l'Avezzano, ma ne viene fuori una partita dagli aspetti tecnici mediocri, soprattutto nel primo tempo con due squadre che si annullano a vicenda. L'inizio dei locali fa ben sperare, ma sarà un fuoco di paglia al quarto sinistro poderoso di Pifano che costringe agli straordinari il portiere Davino. L'Avezzano si vede per la prima volta in area con Bittaie che si lascia cadere senza alcun risultato all'interno dei 16 metri. Prima del quarto d'ora Marolda carica a pallettoni il mancino, sfera fuori misura dalla lunga distanza. I granata sono disposti da mister Paolucci con il 4-3-3, Cianci e Guida affiancano l'unica vera punta Marolda, mentre Gragnoli è relegato in panchina. Nel finale dei primi 45 minuti da segnalare la discesa incontenibile di Pifano che si fa largo nella metà campo ospite, conclusione da rivedere che non crea grattacapi a Davino. I locali nella ripresa alzano il ritmo e si esprimono meglio per impeto agonistico, ma il risultato ad occhiali non si schioderà fino al termine, anche per la tattica rinunciataria dei marsicani. Pifano resta tra i più intraprendenti dei suoi. Suona la carica al minuto numero 4, sbroglia a fatica ancora Davino.
Il 4-3-3 è anche il modulo degli abruzzesi di Lucarelli, capaci di pungolare la retroguardia locale solo sui calci piazzati, ma che con Bisegna, subentrato a Bittaie, devono mordersi le mani per il rigore spedito alle Stelle al 15°. Il fallo, a dire il vero, di Campanella fuori area sullo stesso giocatore di colore. Penalty anche invocato dai giocatori dell'Olimpia per un fallo di mano del difensore di Aie nella propria area sul traversone da sinistra di Ronza al minuto 27. Per il fischietto Barese-Castella non ci sono gli estremi per la massima punizione tra le proteste del pubblico locale. Due giri di lancette più tardi l'ingresso di Conte per lo stanco Pifano. Dopo la mezz'ora per proteste viene allontanato Paolucci dalla sua panchina, seguito al 35° dall'abruzzese di Genova per un brutto fallo sull'agnonese Manzo. Non succederà più nulla fino alla fine se non una mischia sedata a fatica dai dirigenti delle due squadre al triplice fischio finale. Alla incapacità cronica di costruire azioni da rete, i molisani dovranno fare i conti dalla prossima domenica con il probabile stop per infortunio muscolare di una coscia all'attaccante Tommaso Marolda, uscito anzitempo dal terreno del Civitelle. Questo era l'ultimo servizio della nostra prima edizione del TG6. Vi ricordo alle 14:45 il TG6 L'Aquila, la seconda edizione del nostro telegiornale, questa sera alle 19. Grazie e buon proseguimento di giornata.